Presidente De Vincenti, oggi una vittoria su un campo difficile, una partita resa complicata anche dalle numerose assenze del Lanciano, soprattutto nella linea mediana, ma nel secondo tempo è uscita fuori una grandissima prestazione, alla fine anche con un risultato largo. Che partita è stata? Ma diciamo la partita, come ho detto anticipatamente, poi alla televisione, è una partita tosta, una partita che la squadra locale ha cercato di fare tutto il possibile. È logico che le nostre assenze ne erano molteplici e quindi si è abbassato un po' il livello di gioco nostro, però faccio i complimenti a tutti quanti i ragazzi del Lanciano perché hanno fatto una partita importante, vogliosa, con la mentalità giusta e questo che ha portato al risultato, pure alla fine anche largo, è la voglia di voler giocare per questa maglia in modo importante da parte di tutti. Una vittoria che, al di là del peso specifico della giornata odierna, mette il Lanciano ora veramente a un passo dal traguardo, anzi da uno dei traguardi a questo punto, perché il Lanciano è in corsa su più competizioni, però ora l'eccellenza è più vicina. Guarda, io lo sapete, aspetto la matematica, quando ci sta la matematica che ci porta nella categoria superiore, posso dire che il Lanciano è nella categoria superiore. Oggi giochiamo in promozione, quindi dobbiamo continuare a combattere per le ultime quattro partite e cercheremo di fare il nostro meglio come abbiamo fatto fino adesso. Presente oggi anche 300 lancianesi al seguito dei rossoneri, un'altra ennesima dimostrazione di affetto da parte di questo popolo che non smette di amare questa maglia, forse in questo momento più che mai. Sì, diciamo, mi fa molto piacere vedere una tribuna piena, sembrava che giocavamo in casa in tutto e per tutto perché i cori dalla curva sud si sono sentiti dal primo al novantesimo, ma anche tutto l'incitamento dei oltre 300 persone che sono arrivati da Lanciano. Fa capire che il programma che sto portando avanti insieme ai miei collaboratori e il programma tecnico che sto portando avanti Alessandro Del Grosso è un programma importante perché portare 300 persone in trasferta non è cosa da poco, quindi faccio i complimenti sia ai ragazzi per quello che fanno e per avere il risultato sportivo, ma i complimenti va a una tifoseria che sempre più ci è vicina e sempre più porta in alto i colori rossoneri insieme a tutti i ragazzi del Lanciano Calcio. Mister Del Grosso, oggi vittoria fondamentale sul campo del Piazzano, l'ennesima vittoria del campionato che spinge il Lanciano verso l'eccellenza. Oggi possiamo dire però, partiamo proprio dalla tattica, dal punto di vista tattico, il Lanciano che l'ha vinta quando si è messa a tre in difesa, diciamo si è fatta di necessità virtù. Beh sì, avevamo due, quattro centrocampisti fuori e logicamente ho cercato uno, addirittura è uscito malconcio dalla gara di oggi e praticamente ho aspettato il primo tempo per dirgli di giocare a tre, ma già avevo intenzione di giocare subito appena è entrato Gian Cristoforo perché ci abbiamo anche giocato anche altre volte con Gian Cristoforo a tre dietro e ho aspettato il primo tempo per spiegargli bene la situazione anche perché il primo tempo eravamo un po' in confusione, confusione perché avevamo due, tra virgolette, difensori in mezzo al campo, perciò avevamo solamente avvantaggiato che sta tirando la caretta dall'inizio e devo dire che complimenti a lui perché sa alzare e abbassare i ritmi come quando vuole lui e oggi ha fatto un'altra bella prestazione che in pochi lo vedono perché è un play, ma è un play importante per il Lanciano e poi ci siamo messi a tre nel secondo tempo molto meglio, molto più fluidi dove abbiamo fatto salire sia il terzino destro che il terzino sinistro ed era più facile con le giocate, cosa che abbiamo provato anche una settimana perché sapevo che potevo cambiare da un momento all'altro, sono stati bravi loro altrettanto a capirlo subito nel secondo tempo perché non è mai facile poi cambiare in corsa. Mister, avvantaggiato e De Santis forse più di tutti oggi perché hanno sorretto il centrocampo, due giocatori che avvantaggiato generalmente è abituato a giocare a tre e a giocare come vertice basso dei tre. De Santis addirittura a partire terzino, impiegato mezzala in settimana con risultati eccezionali, oggi a due ha anche segnato e ha sfiorato la doppietta. La crescita di questo giocatore, ma in generale può essere una chiave di lettura tattica anche per le prossime partite, queste. Beh, questo deve ringraziare Avvantaggiato perché lo aiuta e gli dà i tempi e gli dice come e quando inserirsi. Io posso metterli in campo, ma poi sono in campo loro che parlano tra di loro e di reparto in reparto.
perciò io farei più complimenti a Vantaggiato, che sta mantenendo bene questo ruolo in mezzo al campo, dove lui è uno dei pochi, insieme a Ciccio, insieme a Scudieri e Natalini, che parlano per cercare di dare i ritmi sia in fase offensiva che in fase difensiva. La situazione dell'infermeria, mister, qual è? Ci abbiamo 3-4 dentro e in settimana penso di recuperarli tutti quanti. Abbiamo 7 giorni da qua alla prossima domenica, perciò penso di recuperarli, perché abbiamo uno staff importante. Devo ringraziare anche il nostro staff, sia di fisioterapisti e sia di dottori, che veramente si sono messi a disposizione, specialmente in queste 2 settimane dove abbiamo sofferto e dove abbiamo avuto dei problemi. E se ho avuto qualche giocatore in campo, grazie anche a loro. Gianluca De Santis per Lanciano Channel, sono diverse volte che proviamo a intervistarti, ogni volta scappi, oggi forse stai aspettando forse il momento propizio, il primo gol in rossonero dopo tante prestazioni di livello in vari ruoli. Che emozione hai provato? Partiamo da questo. Beh, diciamo comunque una bella emozione in questo campo, un bel campo, comunque fine campionato, comunque punti che servono e comunque merito di tutta la squadra, come ognuno dice sempre, comunque è così, cioè, la squadra gioca bene, i gol arrivano. Sei stato impiegato da terzino sinistro, da terzino destro, da mezzala, oggi ancora una novità, centrocampo a 4 con te avvantaggiato Mediani. Che partita è stata? L'abbiamo visto addirittura sfiorare la doppietta. Peccato per il secondo gol, si poteva fare, però un po' di stanchezza, comunque il mister comunque le prova tutte queste cose, quindi come facciamo tutta la settimana, così facciamo la domenica. Te generalmente comunque in che ruolo ti piace giocare di più? Beh, io comunque nasco come centrocampista, però terzino mi trovo molto bene, destra, sinistra, poi il mister dove dice che devo giocare gioco tranquillamente. Gioco che Lanciano, che vede il traguardo dell'eccellenza sempre più vicino, domenica prossima arriva il Casalbordino al Biondi, che partita sarà anche in virtù delle partite precedenti e del cammino fatto? Comunque il Casalbordino è una buona squadra, già l'abbiamo affrontata, hanno bisogno di punti. Hanno qualche elemento veramente molto, molto bravo e molto bravi e ripeto, hanno bisogno dei punti, però anche noi servono punti e quindi cerchiamo di vincere. Natalini, quarto gol in campionato, oggi un gol pesante, il gol del raddoppio, che è stato anche il gol della sicurezza, perché questa è stata una partita complicata, una partita che ha visto il Lanciano in difficoltà nel primo tempo e uscire nella ripresa, raccontacela tu. Ma secondo me la chiave di lettura è che venivamo la terza partita in una settimana, avevamo speso domenica e mercoledì in Coppa Italia che l'avevamo sbloccata alla fine, e oggi questa secondo me è stata la chiave di lettura. Abbiamo faticato anche un po' per il caldo, poi abbiamo provato a stare a tre dietro e secondo me da lì abbiamo avuto più spinta e alla fine l'abbiamo risolta nel secondo tempo. Ecco, forse la chiave, Natalini, è stata proprio il passaggio alla difesa 3 con te terzo di sinistra in difesa, Gian Cristofaro basso sulla linea tua e di Scudieri, Trisi e Boccanera tutta fascia, il Lanciano da lì ha cominciato a spingere di più. Sì, sono soluzioni che si possono provare durante l'arco di una partita. Il mister ha deciso così e noi abbiamo sposato le sue direttive senza problemi e poi i risultati sono arrivati, ecco. Calci piazzati che sono tornati ad essere decisivi, tu oggi hai segnato sugli sviluppi di un calcio di punizione, Boccanera mercoledì ha segnato in occasione di un corner, è stato il gol decisivo, ma nelle ultime partite in particolare diciamo, sono arrivati tanti gol dai calci piazzati, quanto è importante e quando ci lavorate? È importante perché appunto ti permettono di risolvere le partite, abbiamo centimetri, li sfruttiamo, le proviamo in settimana e va bene così.